Nello scorso video della Random Lock di Pokémon Y abbiamo affrontato Elysio alla sua base segreta, al caffè Elysio, l'abbiamo fatto uscire allo scoperto, abbiamo attivato purtroppo l'arma suprema, anche se in realtà si può decidere se attivare o no, e il gioco però alla fine te la fa attivare lo stesso perché sennò non si va avanti. Quindi, arma suprema attiva, siamo andati nei laboratori di Elysio, quelli che si trovano a Cromleburgo, e vediamo cosa succede ora. Ah, senza mettere un codice. Niente? Ok. Però ragazzi, devo dire una cosa. Visivamente, per gli effetti che usano X e Y, sono dei bei giochi. Come ho detto sempre, come ho sempre sostenuto, il problema di questi giochi è l'intelligenza artificiale che fa davvero acqua da tutte le parti. Non è un'IA buona. È davvero pessima e il Team Flare, per quanto possa essere cattivo, ha uno scopo che non ha né capo né coda. Io voglio preservare la bellezza del mondo e per farlo lo distruggo. Bro, ma che cazzo dici? Cioè, Link, nel laboratorio avevi fatto la scelta giusta. Mi dispiace che non sia servito a niente, ma il mondo è mosso dall'intersecarsi di tante volontà diverse. Non va sempre tutto come vorremmo. Uomini e Pokémon sono aumentati oltre misura in un mondo in cui lo spazio, le risorse e l'energia sono limitati. Lui era un Thanos ante litteram. Ciò induce più forti e spregiudicati a sottrarre soldi ed energie ai più deboli. Se una cosa è unica non si può spartire, e se non può essere spartita qualcuno cercherà di ottenerla con la forza, oppure di rubarla. L'unico modo per vivere serenamente in un mondo privo di guerre o ladri è diminuire il numero degli esseri viventi. E chi ne sarà dei Pokémon? I Pokémon scompariranno. I Pokémon sono degli esseri meravigliosi. Gli esseri umani e i Pokémon si sono sempre aiutati a vicenda e per questo hanno vissuto in prosperità. Ma ora i Pokémon rischiano di diventare strumenti per rubare o da usare nelle guerre. Sapete cosa? Sembra quasi che questi eventi si svolgano quasi in contemporanea con il Team Rocket, con gli eventi di rosso e blu, quasi per i temi che vengono trattati. Potete solo sperare di fermare l'arma suprema, ma io non lo permetterò, non ci resta che lottare. In realtà gli eventi di rosso e blu sono accaduti molti anni prima, praticamente nel 96, come confermano verde e rosso che si trovano in Sole e Luna. Allora, Kofagrigus, un roccio tomba di circostanza per cominciare? Lui dovrebbe avere una mega, non so se ce l'ha. A parte che devi fare localizza prima con falce cannone, è una buona regola e te l'ho detto che devi fare localizza, se non ce l'hai non lo fare, non lo usare. Non abbiamo più 5 anni. A Palkia. Sti Palki. I Pokémon leggendari sono sempre pericolosi. Fanno sempre paura. Non so se il gioco ti assegna la Mega quando combatti contro Ornella al 100%, un Pokémon che ha la Mega. Però nel mio caso l'ha fatto, magari lo fa anche con Elysio. È una grande forza. Perché la usi per proteggere un mondo destinato alla rovina? Perché ho le guanciotte colorate. Ormai sono un accessorio. Sono degli adesivi che si applica. Sei davvero forte. Però, ormai, è troppo tardi. Non ci sono più speranze. Vai al piano inferiore e guarda con i tuoi occhi. Non è ancora detto. Link, andiamo a cercare Pokémon leggendario. Un vero allenatore non può solo farsi proteggere dai Pokémon, ma deve anche saperli proteggere. Guarda, c'è una porta laggiù. Già. Ok. Perfetto. Sbrighiamoci allora. Eh Sì, io stavo andando, tu mi fermi ogni 10 passi. Oh no, oddio, sto coso ancora. Stavo facendo un esperimento. Che seccatori che siete. Si dà le botte in testa. Sei stato un ragazzino. Sei un amico di Pokémon? No. Andiamo avanti allora. Ah, ma ci sta l'altra tizia che abbiamo affrontato l'altra volta. Sì, quello che vuole fare lì si è sbagliato. So che stanno gli ordini, ma perché dei geni come noi dovevano occuparsi di questi Rattata che hanno smarrito la strada? Fermi, ragazzini, la vostra corsa finisce qui. Galghe, che bello. Non importa se abbiamo perso perché Elysio è sempre con noi. Può essere. Il fatto che Serena non mi curi mi urta il sistema nervoso. Non so perché, però mi dà molto fastidio. Link, Serena! E Shana, che ci fai qui? Scusate, mi so di essere una palla al piede. Ma no, Shana, tu sei la migliore. Però siamo amici, no? Ma chi ti ha detto niente? Vieni, vieni, dai, dai! Facciamo tutto quanto insieme, dai, su! Può venire con noi? Ma certo! Ma sì, ci mancherebbe! Oh, però Shana ci cura? Ok,
No, vero? Tu non ci curi Shanna, vero? Eccola là. Devo salvare Kalos, sì. Andiamo allora. Shanna non... sta lì. E giù per le scale. Cosa? Un'altra volta? Ma non stava di là lui. Perché non c'è due senza tre. Poi non c'entra niente, ma comunque. Guarda il codice d'accesso, che si fa? Proviamo con questa. È una macchina che ti aiuta a risolvere un enigma quando non riesci a trovare la soluzione. Però funziona una volta sola. Me l'ha regalata lei, ma l'ha inventata lui. In fondo anche il codice d'accesso di una porta è un enigma, no? Ne risolve uno solo. Lo usiamo su Layton. La porta si è aperta! Oh no, l'invenzione è fuori uso, proprio come aveva detto. Le invenzioni di Lem sono straordinarie, e anche tu lo sai, Shana. Dobbiamo salvare il Pokémon leggendario che è là dentro. Siamo nel cuore della base. Qui dentro non si respira. Quella specie di bozzolo è Pokémon leggendario. Non sembra che sia vivo. Ah, ma sono dei replicanti allora! E chi se lo ricordava? Questa è la guerra dei cloni! Il 99% dell'energia del Pokémon leggendario è stato incanalato nell'arma suprema. Comunque, per evitare brutte sorprese, è meglio liberarsi di questi mocciosi. Oh, ci risiamo! Ma scappa? Ma come? Ma no! Mi lasci da solo contro questi? Dividerci per indebolirci, una tattica semplice, ma astuta. Quella mocciosa è sveglia. Tu? Sei proprio sicuro di poterci sconfiggere? Veramente no! Perfetto, sconfitti tutti, ora andate a disattivarvi da qualche parte. Impossibile, 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 devo abbiamo avvertire Elisa e chiamare i rinforzi! Attenzione, Iga! Ok, lo catturo ma solo perché voglio finire in fretta questa lotta. Vai di Master Ball, tanto. Però puoi evolvere, eh. Puoi ancora, puoi evolvere se trovo la pietra idrica. Cielo. L'ho chiamato Y, sapete come no? In tributo ai Veltal che qui non esiste. Meno male, ora l'arma suprema è inutilizzabile. Immagini se veramente l'arma suprema fosse uno stario. Sei grande, Link. Il Pokémon leggendario voleva proprio fare amicizia con te. Non immaginavo che tu fossi il prescelto. Chi è? Oh mio Dio, ancora lui. Povero Iveltal. Per essere... Oh, Iveltal, l'accento è su Evil, malvagio. Per essere un Pokémon leggendario non sembri tanto in forma. Sei tu, Elisio? Ma come sei conciato? E comunque, Link ti ha già sconfitto una volta. Quindi, cosa ci fai qui? Sarò soddisfatto solo quando sarò riuscito ad azionare l'arma suprema. E per riuscirci devo spremere molta più energia dal Pokémon leggendario. Ridatemi il Pokémon leggendario! Questa volta non mi sconfiggerete. Adesso ho anch'io due oggetti che ormai dovreste conoscere bene: il Mega Cerchio e la Mega Pietra. Ah, un anello. Bello. Elisio. Non lo chiamerei neanche normale. Ah, Suicune, un leggendario. È certo. Ma come Iveltal? Ma scusami. Puro gelo, Dragoball. No, sta a livello più alto, non posso usare puro gelo. Allora, boh, chi gli mando?
Franca? Ah, che poi tra l'altro me l'ha ricaricati al massimo, me l'ha ricaricati. Giusto? Con tutti i punti potenza anche. Sì, ok. Ipnosi allora. Me l'aspettavo, eh. Se non fai one turn sleep ti dico grazie. Tuono. Aridaglie. Meno male. Ah, che mi stavo preoccupando. Dai, con sto sprizzalambo tu. Dai, su. Poche scene. Ho tutto magma qua, bello. Siamo sul sole. Chi manda ora? Shaymin. Non so voi, però per me la faccia di Shaymin forma cielo è troppo umana. Mi sa troppo di persona come è fatta. Non lo so perché. Non mi piace molto. Questa è un po' stall, sta lotta, eh. Lui che fa tifoni, io che mi confondo, io che mi ricarico. Avanti, ora riconfondimi ora. Bravissimo, per essere proprio pari. Chissà da quanto gli può fare tuono. Proviamoci, tanto dorme. Foro dimensionale gli ha fatto quasi metà vita. E tuono uguale praticamente. Tempestretta e via. Oh wow, tre turni. Grande. Di lusso proprio è andata. Ma scoppio, ma che cavolo, ma che abilità è scoppio? Ma per favore. Boh, Y, che ne so, non so. Sì, mi serve tipo fuoco, no? È la scimmia di fuoco, quindi. Dragobolide, boh. Mi interessa poco se mi becca Iveltal. Cioè quello che dovrebbe essere Iveltal comunque. Vuoto tetro, siamo più veloci? No, raggio scosso, lei è più veloce. Sì sì, aumentati l'attacco speciale, ora ti faccio vedere io. Ci sto io per te, tranquillo. Intanto zuffa per aumentarmi difesa e difesa speciale, prima cosa. Come terza cosa me lo aumento un'altra volta. Vai, tre zuffa, tre stadi aumentati. Beccati questa. Panzerottino. Per carità, è bello come Pokémon, eh. Non mi dispiace lui tra tutte e tre le scimmie. Lui è quello che mi piace di più. Gyarados, allora ce l'ha. Più veloce o più lento? Perché la Mega è più forte e sicuro, quindi. Provo ad addormentarlo. Ci provo. Più veloce, più veloce, sì! Ma vai! Ma vieni! O vado di stab. Provo con fulmine. Quantuno ci vorrebbe veramente. Oi oi, elettromistero, ok. Eh sì, mi aumenta l'attacco speciale perché c'ho inversione! Grande, grazie Gyarados. O Gyarados, chi se ne frega come si pronuncia alla fine. Proprio io che ci ho fatto i video su come pronunciare i nomi dei Pokémon. Però è sempre bello. Vai, andiamo, andiamo. Quello che dice Elisio mi sta... Qui già mi è arrivato proprio qua. Eccolo. Io credo che sia meglio condividere con gli altri ciò che sia. Anche tu hai potuto utilizzare la mega evoluzione perché Gyarados ha condiviso quanto è la sua forza. Non è così? E non solo lui, ma anche gli altri due Pokémon ti hanno aiutato. Non vuole starti a sentire, Shana, mi dispiace. Non è giusto che l'unico a preoccuparsi per il futuro sia tu, Elisio. Tutti dovremmo creare un mondo migliore. Se quello che dici fosse possibile, le guerre sarebbero scomparse da tempo. Ma tutto ciò che vedo davanti a noi è un triste futuro in cui gli esseri umani, stupidi ed egoisti, si combattono senza tregua per accaparrarsi le risorse.
Lo scopo originale di questa macchina era quello di riportare a vita i Pokémon, ma l'antico re l'ha trasformata nella terribile arma suprema. Quando il Pokémon leggendario si è risvegliato, ha riacquistato il potere che avevamo assorbito e l'arma suprema è rimasta qui senza energia. L'arma suprema sembra un po' la bomba atomica lanciata su Hiroshima e anche quella su Nagasaki, e che hanno posto fine alla Seconda Guerra Mondiale. Ne è rimasta appena per poterla usare solo un'ultima volta. Link, discepoli del Prof. Platan, l'arma suprema è un fiore sbocciato invano, proprio come me. Ma ora vi mostrerò che cosa rimane della sua potenza. Link, Shana, scappiamo! Non so se sia più sicuro fuori o dentro. Ah, per fortuna state bene. Ammiro il vostro coraggio e la vostra generosità. Sì, noi stiamo bene. E voi? Anche noi non preoccupatevi, non l'ha chiesto nessuno a voi. Unendo i nostri sforzi siamo riusciti a liberare i Pokémon dalle pietre del percorso 10. Anche se lottare con il Team Flare sono stati soprattutto Sina e Dexio. Non so di chi stai parlando. Noi due siamo i Cavalieri Mascherati. Abbiamo distrutto il dispositivo nel loro laboratorio che intercettava il nostro Holovox. Ah, finalmente non avremo più niente da temere dal Team Flare e possiamo tornare a occuparci tranquillamente del Pokédex, che scassa biglie anche lui. Riprendiamo il nostro viaggio da Fluxopoli e andiamo! Per farci capire dove andare, eh? Grazie, Link. Ti stimo molto come amico. Grazie. Un uomo realizza un'arma suprema. Per farla funzionare era necessario sacrificare centinaia di Pokémon. Un Pokémon che aveva ricevuto il dono dell'immortalità venne a saperlo. Il Pokémon immortale, tornato in vita, fuggì per sempre. L'uomo che aveva ridato la vita al Pokémon perché potesse ricongiungersi ne fu affranto. Giorni di solitudine si susseguirono e, prima di potersene rendere conto, il suo cuore sorridì. Un uomo destinato a vagare per l'eternità a causa della luce emanata da un'arma. E un Pokémon che a sua volta continua a vagare per l'eternità. Dove sarà adesso? Dove è possibile incontrarlo? Non lo so, Z, ma quell'uomo sei forse tu, perché ne parli come se lo conoscessi bene quell'uomo. L'unico KO è Y. Per il prossimo episodio avrò la squadra di nuovo al completo e farò evolvere Poliwhirl con la roccia di Reko, lo scambio. Ce la farò. Intanto io dico che per oggi è tutto e ci becchiamo alla prossima.